Stavo per cambiare le corde alla chitarra classica, ho preso quelle nuove, ho tolto ovviamente quelle vecchie, e stavo, le ho già staccate, e mentre le staccavo ho visto il solito problema di questa chitarra da un po' di tempo a questa parte, ovvero il capotasto rotto. Ho detto, ma perché non glielo ricostruisco? E mentre prendevo le misure ho detto, perché non fare un vlog di questa cosa, magari esce una cosa simpatica. La gente vede come si sistema un capotasto più o meno, e ho detto va bene, facciamo un vlog. Quindi benvenuti in questo video dove sistemeremo il capotasto della chitarra classica marca Formaggio. Fatto, devo dire che è venuto simpatico, forse leggermente spesso a livello di proprio di spessore del tasto, però sembra che non incida sul tono della chitarra. Io non faccio il liutaio, mi piace sistemarmi queste cose, mi piacerebbe imparare magari anche meglio, vado diciamo più ad occhio, no? Quindi a misure, a cose, quindi ho preso un po' spunto da quello. Mi è venuto leggermente più spesso perché essendo questo un legno, infatti l'ho dovuto rifare 3 volte perché 2 volte si è spezzato,
essendo un legno, l'abete, quello che troviamo in tutti i negozi di bricolage, un legno poco duro, quindi diciamo morbido, debole, si spezza facilmente, quindi praticamente si spezzava più o meno sempre dopo la metà e lo dovevo rifare da capo, però alla fine ho trovato un pezzo che teneva abbastanza bene. Questo tipo di legno è facile da lavorare, facile da tagliare, essendo tenero il seghetto tagliava tranquillamente, essendo comunque pure che è un pezzo piccolo, capito? C'è una cosa, un po' di precisione rispetto a una cosa un po' più grande che magari puoi fare anche col seghetto alternativo, con la sega a nastro, questo andava fatto tutto a mano così. Quindi è normale che si può spezzare per il tipo di legno che è, però se tu appunto poi magari trovi il pezzettino un po' più duro e lo lavori magari un po' più con precisione, alla fine esce ed è uscito. Suona bene, ora accordiamo e vediamo. Io ho cambiato anche le corde, ho preso delle corde diciamo abbastanza buone, però voglio fare una modifica, poi più avanti passarle da qui, perché essendo questa una chitarra che non si può regolare completamente, perché è tipo una chitarra che ho preso anni fa da un ragazzo che voleva imparare a suonare la chitarra, quindi l'ha presa tipo 30 euro, io mi pare che gli ho dati o 30 o 15, e quindi è poi una chitarra tipo base, però suona bene, però dico solo questo, suona bene, suona discreta, però solo questo. E vorrei sistemare qui, fare diciamo abbassare il ponte e fare le corde un pochettino più basse, sistemare l'action, però più avanti. Intanto ho sistemato questo e va bene, ho cambiato le corde, vediamo se suona. Un'altra cosa che cambierò in questa chitarra sono le meccaniche, fanno veramente cagare. Sto prendo Logic, vediamo se si sbriga. Sì. Tutto un semitono sotto. Mi voto e mi rivoto sospirando, passo le notti interi senza sonno. Funziona. Sì, per regolare l'action. Comunque, sono soddisfatto di come è venuto il capotasto, bene. Se vi piace questo tipo di video dove riparo parti della chitarra, potrei anche rompere le chitarre solo per fare video che le sistemo. No, scherzo. Se capita che si rompe qualcosa, se questo tipo di video vi piace, posso farne altri. Diciamo che, come avete visto, il gatto ha un po' rotto le scatole, anche molto di più di quello che si vede nel video, perché quando io ovviamente staccavo la telecamera lui continuava, certe volte faceva salti tipo di un metro, e ero così, tipo all'altezza di uomo seduto, tipo gli indiani. Lui saltava e mi arrivava al braccio, cosa assurda, cioè proprio volava. Però dico, alla fine ce l'abbiamo fatta. Se non lo fate, cercatemi su Instagram, che c'è un profilo simpatico, devo dire. Simpatico, quindi magari può essere simpatico anche per voi. Per il resto iscrivetevi al canale, commentate, mettete mi piace se vi piace, se non vi piace potete anche non mettere niente. E ci vediamo al prossimo video, ciao. Pace non ha picchio, sta afflitto cuore, lo sai quando caio, dai allassare.